Il 2035 segnerà una rivoluzione. Da quel momento in Europa non si potranno più vendere auto diesel o benzina, ma solo a zero emissioni. Il pianeta va salvato, l'auto deve fare la sua parte, l'obiettivo è ridurre la CO2 del 55% entro il 2030, accelerando la transizione energetica. Ma qual è la situazione al momento? In Italia appena il 4,6% delle auto vendute nel 2021 sono elettriche, in Europa quasi il doppio. Perché? Frenano i costi ancora troppo alti, non meno di 20.000 euro per un'utilitaria a zero emissioni. E poi le infrastrutture. Servono più colonnine. In Francia sono quasi 52.000, in Germania 60, in Italia meno di 28.000. Di strada da fare ancora ce n'è, ma stiamo andando nella giusta direzione. Un impulso nei prossimi mesi arriverà dai fondi del PNRR, 740 milioni per potenziare la rete di ricarica. E anche l'economia si prepara a cambiare perché nelle scorse settimane è stato lanciato un piano per il supporto alla riconversione del settore industriale. Perché transizione vuol dire anche nuove tecnologie e nuovi posti di lavoro, un'occasione di sviluppo che l'Italia non può certamente delegare ad altre potenze. Oggi il nostro paese esporta oltre il 65% delle auto che produce e se il mercato chiederà sempre più elettriche, dobbiamo essere capaci ovviamente di realizzarle anche se non hanno i motori a pistone. A questa sfida epocale si è aggiunta recentemente la guerra in Ucraina. That we are too dependent on Russia for our energy needs. Renewables make us more independent and they are more affordable and reliable than the volatile gas market. Un conflitto è esploso alle porte dell'Europa che ridisegna i rapporti di forza energetici. Ma l'auto elettrica può aiutarci nella ricerca di un nuovo equilibrio? La risposta è sì, ma dobbiamo spingere sull'energia pulita perché è quella che potremmo produrre anche da soli senza essere costretti a importarla come avviene invece con le fonti fossili. Le rinnovabili sono il nostro asso nella manica, lo sappiamo bene, ma ce ne dimentichiamo quando gas e petrolio sono a buon mercato. Già, oggi quasi il 40% della nostra produzione elettrica deriva da fonti non fossili e questo è il momento di correre più che mai. Dobbiamo accelerare sui parchi fotovoltaici, eolici offshore, ma soprattutto serve un piano nazionale per incentivare la produzione domestica di energia. Non solo i tetti delle villette, ma anche quelli delle fabbriche, i balconi, le facciate dei condomini possono diventare una miniera preziosa di elettricità, persino per ricaricare ovviamente la nostra auto elettrica. Anche perché, diciamocelo chiaramente, a chi non piacerebbe poter fare un pieno a costo zero? Ci arriveremo se anche la burocrazia ci darà una mano. La transizione sarà costosa, non lo si può negare, senza contare la crisi dei microchip, le materie prime più care, gli aumenti dell'energia, la guerra. Insomma, la tempesta perfetta che ha investito il mondo dell'auto negli ultimi 2 anni. Il risultato è che i prezzi lievitano. Il rischio nell'immediato è che la classe media non possa più permettersi un'auto nuova, men che meno elettrica. La chiave può essere anche andare per gradi con le nuove tecnologie o ricorrendo a formule come il noleggio, lo sharing. Bisogna trovare un nuovo equilibrio e non sarà facile, ma ne siamo capaci, perché è una questione di adattamento che è la specialità del genere umano.